Eccoci qua, salve a tutti ragazzi, questo Smash Class numero 11, ultimo Smash Class di Smash 4, siamo Genelog. Qua in Emilia, sì, siamo Genelog e Tuna Link ragazzi. Non ci potete vedere purtroppo, però siamo noi due. Purtroppo abbiamo avuto qualche inconveniente, abbiamo solo la camera per i players. Stiamo per presentarvi questo set di Winnerdome 2 tra Chico Snap e Show. Set che di cui so un po' la storia, mi sono informato un po' ieri, Mark mi ha parlato un po'. Apparentemente il loro set record è 2-2. Oh bene, quindi sarà l'ultimo match per spareggiare, cioè l'ultimo set per spareggiare. Plausibilmente sì, a meno che non si ribecchino i losers tipo. Ah, effettivamente potrebbe essere. È un po' improbabile però. Bruttino da dire così. Può no essere. Vabbè, è improbabile per come funziona il bracket. Ah vabbè. Se becchi qualcuno in winners è improbabile che becchi qualcuno in losers. Vabbè però magari succede una cosa. Sai che hanno sul Final Destination. È un button check, ci sta. In ogni caso, sì, set record tra personaggi, cioè tra giocatori 2-2. Set record anche da personaggi, cioè matchava anche da personaggi. Probabilmente leggero vantaggio Mario, ma comunque è molto close. O vantaggio Mario Ive, non so di dire. So che è un matchup che molto spesso capita che venga giocato abbastanza in maniera difensiva da entrambi i giocatori. Il brand, ok, comunque Wario perché ovviamente deve camperare per caricare il suo down B. E Mario perché comunque non vuole permettersi, cioè non può permettersi di approcciare in maniera sconsiderata. Assolutamente, assolutamente. Tanto appunto ci accingiamo a vedere questo match. Non ho mai visto un set tra di loro due. Ho visto diversi però. Forse sì, ho commentato ma non me lo ricordo. Ho visto diversi Chico contro Mark invece. Per cui so che comunque Chico nel matchup l'esperienza ce l'ha. Non c'è, si è confident un po', si sente confident. Va bene adesso, vediamo. Effettivamente Stryker non c'è più. Non c'è? Staccano effettivamente su. Ah sì. Inizia con una stemma di combo Mario. Sta già proprio inizio aggressivo da parte di entrambi i giocatori direi. Abbastanza, sì. Capito, dai, situazione adesso di un rischiato vantaggio per Mario. Si stanno boxando un po'. Sì, assolutamente. Quindi, cioè, nessuno stanno committando troppo, nulla di troppo un save. Però entra un attimo Mario e fa i suoi combo. Sì, però il vantaggio di percentuale è parecchio alto. Adesso sì, si sta facendo notare. Si è perso un po' questi atti. Ottimo! Attenzione! Tech chase. Sì, sì, sì. Sì, si è un attimo adeguato a tutto. Sì, ci dovrà trovare un po' i suoi spazi per entrare in game. No, no. Assolutamente, adesso infatti si vede che la situazione è già più le. Ah! Quasi, buona quasi. Smash. Ottima copertura da parte di Show. Sì. Buona anche la DI però. Buona da DI di Chico. Il vantaggio di Mario in questo stage in generale con il personaggio. Sì, è che copre comunque molto copre bene. Copre i landing terrasi, veramente sì. Veramente bene qua. Però la situazione adesso. Sempre di vantaggio. Ottimo! E sì, quella è una peculiare qualità di Wario. In pratica puoi fare due volte la moto, sì, sì. Ma solo se la prima la starti da terra. Capito, capito. E se poi la. Legge tutto! L'atterraggio! Questa di Chico. Ottimo, ottimo. In un attimo riesce a prendere il vantaggio. Attenzione, quasi morto la via. Dai, 104-20. è la più di forma, via. La più pica ammazzata lateralmente. Che disdetta. Sono fatti così sessi. Ah, cioè, tenta il morso, tenta l'om. Non entra. Guarda, adesso vediamo che Chico sta giocando abbastanza più evasivo. Vediamo che si prende i suoi spazi. Ah. Sa che è solo che è costretto ad approcciare adesso. Attenzione, è un po'. Un po' bruttina per Mario, possiamo dire. Tanto è carico, è carico però, mi sembra di aver visto, eh. O quasi, quasi. Sì, sì, è carico adesso, tipo. Ah, ecco, adesso sì, infatti. Deve fare molta attenzione adesso Show al nade. Al nade, il principale combo starter di Wario per mettere la guardia. Resetta la grab. Ottimi però i danni che consegue. Ah, molti danni. Ottima anche l'uscita di spezzato benissimo. Ottimo spacing, sì. Ah, queste potrebbe costare. Ah, ok, no. Mi piace il movement di Chico in questo game. Mi chiama molto. Vedo che sta proprio spaziando in maniera ottima nel neutral. Sì, sì, assolutamente. Fa di tutto per rendere difficile farsi colpire. Sì, questa è una situazione davvero brutta per Mario, però non riuscito a coglierlo. Ottimo lascio attacco. Sì, sono chi che avrebbe fatto. Ha cercato di abusare la hitbox aumentata. Attenzione. Quasi, c'era quasi. Dicevo, con quella Wart apparentemente nonsense sulla moto. Sì, sì. In realtà ha esteso la sua hitbox tantissimo. Ah, esatto. Nel esatto. Tempo, intendo dire. Quindi è stata un'ottima pensata di Shroy in realtà usare la K per aspettare. Esatto. Situazione di paura. Ah, l'F-tilt. Arriva l'F-tilt. Ciò si espone un po' troppo approcciandolo così vis-à-vis. Sì, non è la situazione migliore, diciamo. Andiamo 1-0. 1-0.
Dì a Nina di stare calma. Nina, stai calma. Vediamo. Ottimo. Da parte di Chico, questo primo game mi è piaciuto molto. Vediamo se te lo dà la compostezza mentale per questo, per il resto del set. Vanno su Battlefield. Di sicuro è uno stage migliore del Mario, penso, rispetto a Wario. Quindi ho un buon counter pick day. Si tratta un po' il suo potenziale di coprire l'ending di Mario, per il potenziale di estendere il combo con le piattaforme. D'altro canto, Wario su 3-plat soffre una cosa principalmente, ovvero che ha meno occasioni per impostare le forze di combo. Ok. Quindi la scelta ha su Battlefield, va bene? Sì. Sa cosa deve aver bannato Chico? Forse Dreamland? Forse Dreamland, sinceramente. Sì, sì. Probabile, però. Ottima stringa. Però che non ne consegue. Ottima, primo vantaggio di. Penso che l'avesse capito che non avrebbe. Cioè non avesse attaccato, però tipo non ha. Non ha ben coperto tutto quanto. Sì. Vabbè, la situazione non è comunque così brutta. Tutto recuperabile comunque. Sì, non è così grave. Abbiamo visto anche nello scorso quasi, game. Quasi. Ottimo down tilt lì per stoppare. Ma qualche frame è down tilt? Down tilt di Wario in realtà non ho idea. Però è molto veloce. Sicuro. Frame 3? Probabilmente una roba più simile, o 3 o 4 tipo. Sì, è probabile. Il reverse hit di Alcos del down smash. Quasi aveva preso. Situazione simile a quella dello scorso game, in realtà, in cui Chico si è portato in vantaggio grazie a una lead di F-Smash sul landing. Chissà se anche adesso magari sarà capace di mettere questo F-Smash che l'ha portato alla vittoria. Ottima copertura da parte di Show. Riesce a chiudere la moto abbastanza bene. La moto sposta la visuale, quindi. Esatto, devi ridere. Ironici. Entra. No! Chico si è permesso un salto di troppo. Un salto di troppo spaziato non bene come quelli dello scorso game. Vediamo adesso se la situazione sarà capace di rimettersi a favore di Chico. Se ne sto cercando questi F-Tilt. Io penso che effettivamente nel matchup sia un buon tool, perché penso che Mario non possa veramente punirli un block. No, è vero. Cioè, se li evita, ok. Occupano un po' di spazio. Perfetto, una situazione comunque di. Vediamo come in realtà Show decide di mettere comunque pressione. Non stiamo veramente vedendo il gioco difensivo che mi avevamo abituato il set da Chico e Mark. Evidentemente non ha ancora mai recuperato il moveset dopo la. Diciamo tra virgolette early stock che ha perso comunque. Possibile. Ma adesso vuole solo trovarla. Eccola però, eccola! Sì. L'F tilt se la porta ancora a casa! L'F tilt è veramente buono nel messo. Almeno mi sembra. Ah! Ho visto comunque qualcosa di sporco lì, diciamo, tra virgolette. Magari tipo che. Cioè se non avesse teccato gli sarebbe caduto addosso alla moto e sarebbero successe cose assurde. Probabile. Chico l'ha tentata però. Però comunque situazione, come ben sappiamo, ancora qualche percentuale per Mario si torna even. Sapendo che Wario ha infatti abbiamo visto Chico provare qualche nade. Si vede che già adesso cerca qualche cosa per collegarlo. Sì, penso che questa sia la percentuale perfetta per connettere i setup. Sì, assolutamente. Doppio Wah. Ha tentato. No. Giusto misclick qua da parte di Shro. Peccato perché ha buttato un game in cui era in vantaggio. Chico poteva benissimo recuperarlo, però è triste vederlo finire così. Fare gli ombici. Fanno. Vediamo questo terzo game. Speriamo che Shro si riprenda da. Lui l'ha fatto. Questa brutta SD dell'ultimo game. Un bel peccato. Quindi beh, Game 3 si torna su Battlefield. Sinceramente ci sta, lo stage l'aveva decisamente aiutato Shro per lo scorso game. Bella sta corda. L'aveva letto la Dolly interna. Purtroppo non l'ha evidentemente punita bene, però l'intenzione c'era. Ha cambiato skin, giusto? Chico? No, è Mario. Non mi pare, penso sì. Che. Sì. Io uso quella lì del. Cioè del costume del fiore. Non mi ricordo. Fuoco. Non ci ho fatto caso. Sì. Cioè, vabbè, comunque situazione di vantaggio per Wario. Sì, questo terzo game non sta andando proprio a favore di Show. Sì, sembra essersi anche ripreso. Ottimo Chico Snap. Ottimo uso del morso. La moto che sposta ancora la visuale. Cerca ancora il colpo indietro del down smash. Splat in neutral. Ho cercato qualcosa.
Anche Chico ha cercato qualcosa, si è visto. Chico sta giocando veramente tanto di grab in questi video. Sì. Grab e command grab. Probabilmente avrà notato dei pattern di scudo da parte sì, di Sì, sì, effettivamente esatto. Cioè, quasi. Ho letto il salto, ma non era abbastanza lontano. Ancora, vedi, ha tentato, ha tentato. Stefan Hit solo deve spottoggiarlo, perché sennò è proprio impulibile, mi sa. Sì, sì, è vero. Ah, no, non ammazza, però... Metta la situazione di... No! Sì, sì, già. Ah, ok, ci sono tentato. Attenzione perché qua la... È entrata tutta è entrata. Ottimo, boh, da parte di Shock qua connette questo down throw fade. Down throw fade, giusto, ci sta. Cos'è? L'ha ammazzato? Quasi. No, no, senza rage. Vabbè. Forse ora. Ah, ha fatto l'effetto ultimo, ma non è uscito, peccato. Ottimo. Bravissimo qua. La butta ma non la mangia. Il rimbalzo dopo il 7B gli ha permesso di essere nello spacing perfetto per ammazzare. Sì, è vero. Il Chico Snap che vuole ancora vuole l'ultimo match. Il Chico che fa home. Ottima conversione. Sì, esatto, ottima conversione. Home. Cancella la pallina col home. Che okay, basta. Svit. Perdonatoci per questo momento. È colpa mia. Colpa di Federico Baratta. Genaro. In ogni caso Chico sembra veramente in controllo di questo sì, game. Sì, assolutamente. Ottimo. Non ha salto però. Non ce l'aveva. No. Attenzione. Cosa? Wow. Che pagliacciata. Che pagliacciata è successo. Una serie di eventi particolari. Una serie di particolari eventi. Sì. Lo zio. Beh, in ogni caso se... Da una parte però Shiro ha perso il secondo game in maniera triste, quindi è tutto legittimo. Perfetto. Vediamo come andrà questo quarto game allora. Se Shiro riuscirà a vincere ben due game di fila sul counter di qui Chico. Lo zio. Ok. Okay. È giornata. Un attimo che dobbiamo segnare. Esatto. Vai, va bene, brevissima. Scusate ragazzi. Ma in teoria dovremmo farlo dopo. Ok, però. Ce l'abbiamo fatta. Sì, vabbè. Ok. Quindi, perfetta, situazione. Siamo in ritardo di 15 millisecondi, però ci siamo. Situazione comunque lì. Vediamo che comunque Chico decide di tornare su qui per il primo stage. Sì, sì. Stage in cui ha vinto comunque il primo game, quindi ci sta direi. 2-1 per Chico. Ciao. Opzione totalmente even qua di percentuali. Va bene, ok. 77-67. 71-77. Stavolta cerca una fade. Non tenta il down throw fade con cui ha preso la stock nello scorso game. No, esatto. Adesso comunque a me sembra un stage abbastanza neutrale final alla fine. Penso di sì, io però. Infatti ci hanno stikeato alla fine. Sì. Quindi cioè, mi sembra abbastanza una bella penso sfida. Penso che qua. Entrambi i personaggi quasi abbiano dei lati positivi su questo stage. Sì, sicuramente, hai ragione. Però intanto. Vediamo chi sarà il primo a portare la stock qua. Le percentuali sono alte per entrambi. Neutral per il vantaggio per Shiro. Quindi la Chico Snap. Boh, non lo so. A questo punto un up smash è molto facile da mettere con entrambi in realtà. Un po' più per Mario, però anche per Chico. Anche sbaglio anche quella di Chico è intangibile. Di F smash? No, di up smash. Up smash. Penso di sì. Sta. Cur! Ottima la moto. Ottima rip della. Ma si è un po', penso si sia un po' sbilanciato il fatto che non vedeva più dove stesse andando la roba. È vivo però. Sì. 4.020 fino a 1.400 bene. Bello questo down air fuori dalla. Fuori dall'Itzan. Sì. Per evitare di prendere. Perfetto comunque, dai. Le cose di particolare da parte di Chico. Ha usato la moto molto early e molto high. Quasi ha cercato la roll grab. Ottimo dash attack. Wow. E stiamo vedendo una situazione simile a quella del game 1 effettivamente qua dove Chico è riuscito a prendere la prima stock e poi è sopravvissuto per molto tempo. Ma qua Shiro è riuscito a prendere questa cosa.
è riuscito, sono un po' tardi, fa di stock. Ok, vediamo qua se Shou riuscirà a fare un altro comeback come quello dello Skate scorso. Beh, adesso comunque ottimo setup, sei un head da un beam. Mi spiace, si chiude qualsiasi speranza di solo di recuperare. Good games, good games.